Amici carissimi, dopo il fallimento della parola annunciata da Gesù nella sinagoga di Nazareth, adesso la Chiesa ci mette davanti un quadro molto bello. Gesù che parla per le strade, non più nel luogo sacro, diciamo, la sinagoga. Siamo sempre sulle rive del lago di Galilea, ci troviamo precisamente a Cafarnao e la parola di Gesù attira la gente, perché è sempre così. Quelli che sono un po' più vicini alla Chiesa sono come le uova, più le cuoci più dure diventano. Un po' la parola la sentono, un po' così, ma a cambiare vita proprio niente. Invece quelli che sono proprio lontani riescono a sentire il cuore pungersi di inquietudine dinanzi a quella parola e non si fermano a questo, cambiano poi realmente vita. Almeno nella mia esperienza mi è capitato di constatare più conversioni in quelli lontani, conversioni vere, profonde, che non in quelli che così calpestano, come direbbe Isaia, gli atri del nostro Dio. Bene, tanta folla fa ressa attorno a Gesù, ha desiderio di ascoltare la sua parola, e invece lì quasi con fare indifferente, preoccupati solo delle loro cose, delle loro barche, ci sono dei pescatori che non vogliono ascoltare questa predica. Gesù intende coinvolgerli perché vuole cominciare proprio con questi indifferenti, questi lontani, vuole cominciare la sua opera, vuole cominciare a costruire la Chiesa, la comunità. E quindi sale sulla barca di Pietro, gli chiede di mettersi lì proprio un po' più distante dalla riva e fa la predica, costringendo questi discepoli ad ascoltare questa predica. Al termine della predica Gesù dice una parola straordinaria. Dice a Pietro: prendi il largo e getta la rete. Prendi il largo, ma in greco abbiamo bathyus, che vuol dire vai in profondità. Non si tratta dunque di un cammino orizzontale, non si tratta di andare al largo, cioè quindi di muoversi in linea retta sul lago. Si tratta di scavare dentro, di andare in profondità e gettare la rete. E Pietro risponde: Signore, abbiamo faticato tutta la notte, nulla abbiamo preso, ma sulla tua parola getterò le reti. Ecco l'esperienza. Pietro ha ascoltato adesso la predica di Gesù, viene da una notte di fatica e di delusione, da una notte sterile. I suoi sforzi non hanno prodotto frutti, ma ha fatto un'esperienza forte di questa parola di Gesù. Difatti non usa il termine logos, non dice entologo, sulla tua parola, il logos, il verbo, il discorso, ma usa rema, enterremati su. Cioè, sull'esperienza evento che ho fatto di questa parola, mi fido di questa parola, mi affido a questa parola e allora getterò le reti. E sappiamo come va a finire. Presero una grande quantità di pesci. La conseguenza qual è? Sperimentare la santità, la potenza, la forza della parola di Gesù. E quando si sperimenta la forza della parola di Gesù, quando senti proprio questo Dio vicino,
non puoi non entrare nella tua coscienza e scoprirti lontano. Per cui Pietro sulla riva si butta ai piedi di Gesù e dice: Signore, allontanati da me, perché sono peccatore. Io sono uno che vive lontano da te. È sempre così. Più fai esperienza di Dio, più costati il tuo nulla. E questo non ti pesa, ma assolutamente non ti pesa, perché confidi nella sua parola e ti affidi alla sua parola. E difatti il brano si conclude con le parole di Gesù: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E usa il verbo zogrein, che nel greco classico indica coloro che dopo una battaglia escono dalla porta della città e vanno a raccogliere non i morti, ma i feriti, quelli che ancora possono essere curati e dunque possono vivere. Ecco, Gesù dice a Pietro: ecco la tua missione, raccogliere i feriti dell'umanità. Ma perché questo? Perché ti sei fidato della parola, ti sei affidato alla parola e hai riconosciuto di essere quello che sei, peccatore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci. Thank you.